Buongiorno a tutti e benvenuti. Innanzitutto mi presento, mi chiamo Fulvia e sono una socia volontaria del Touring Club Italiano, associazione privata non profit che da 126 anni si prende cura dell'Italia come bene comune. E pensate, questa mattina mi trovo in un luogo meraviglioso che si trova proprio dietro alle mie spalle. Si tratta del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Ma direi di non perdere altro tempo, seguitemi! Sala Mosaici, vi sarà capitato di vederla in televisione. Pensate, prende il nome dalla presenza di due mosaici, realizzati uno da Toti Scialoia, mentre l'altro da Luigi Montanarini, entrambi vincitori per il concorso di Arazzi e Mosaici. Ma concentriamo la nostra attenzione sul mosaico a scala di grigi di Toti Scialoia. Nella parte superiore possiamo ammirare la forma stilizzata del fiore, mentre nella parte mediana e inferiore la parte stilizzata delle foglie. Inoltre, Toti Scialoia riprende il mosaico dai mosaici presenti nella Roma antica, nei luoghi pubblici, vale a dire le basiliche. Però dove sta la novità dell'artista? È quella di riprendere i mosaici e di porli non su un piano di calpestio come allora, bensì su parete. Vi ho parlato anche di Luigi Montanarini, che realizzerà un mosaico ispirandosi alla tecnica del dripping di Jackson Pollock. Noi sappiamo che Jackson Pollock era solito prendere la tela, disporla a terra, intingere il pennello nella vernice e farlo gocciolare sulla tela in modo tale di creare delle macchiette. E proprio le macchiette nere che potete ammirare sul mosaico richiamano alla tecnica appena descritta. Non possiamo lasciare la sala mosaici senza ammirare la bellissima opera dell'orafo Gio Pomodoro. L'opera è denominata Grande Ghibellina 2. È composta da pieni, vuoti e genera energia nel suo disporsi e danzare nello spazio. È un bronzo murale lucido e la differenza tra Gio Pomodoro e suo fratello Arnaldo Pomodoro, volete sapere qual è? Sta proprio nel fatto che mentre Arnaldo Pomodoro scarnifica l'opera, Gio Pomodoro invece la plasma ed è il caso di Grande Ghibellina 2. Ed inoltre Arnaldo Pomodoro ha realizzato la grande sfera che potete ammirare di fronte al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, poiché ne è divenuto anche il simbolo. Inoltre pensate che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è diviso in due ali e le due ali sono unite insieme da una galleria vetrata. Nel progetto originale la galleria vetrata non esisteva, era una semplice terrazza. Però concentriamo la nostra attenzione sull'opera di Mirko Basaldella, senza titolo Totem. Chi era Mirko Basaldella? Un artista, fratello di Afro e Dino, entrambi artista, e sappiamo che Mirko si formò nello studio di Arturo Martini a Milano. La particolarità è quella che compì numerosi viaggi e ogni viaggio lasciò qualcosa di importante per la carriera artistica. Tant'è che si ispirò a Jackson Pollock, si ispirò inoltre agli indiani d'America e alle civiltà precolombiane. Ed è proprio nell'opera che qui potete vedere che appunto vediamo l'ispirazione alle civiltà orientali ma anche a quelle precolombiane. Qui vi è un forte richiamo al mito ed inoltre vengono rappresentati idoli o esseri animati che provengono dall'immaginazione visionaria dell'artista. Sempre nella galleria vetrata è esposta l'opera Fuori della porta di Umberto Mastroianni di matrice neocubista ed un'altra splendida opera, Bassorilievo con figure di Mario Sironi, uno degli iniziatori del movimento artistico italiano Novecento. Vi aspetto qui per accogliervi di persona non appena si potrà.